Radio Frequenza, la radio dell'Università degli Studi di Teramo, ha organizzato il Free Radio Day. Nel corso di questa giornata cosa state facendo? Allora, una giornata per festeggiare, ricordare la liberalizzazione delle radio private in Italia, quindi c'è un contesto storico con degli approfondimenti da vari punti di vista, sociologici, massmediologici, abbiamo degli ospiti da questo punto di vista molto rilevanti, il professor Enrico Menduni che si è occupato proprio di questo e si occupa di questo da molto tempo, e noi cerchiamo di fare una mattinata di approfondimento di questi temi con appunto ospiti esterni, con dei docenti nostri interni che sono il professor San Giovanni, la professoressa Sciannella, che approfondiranno il tema da diversi punti di vista. Parallelamente ci sono degli eventi organizzati dalla radio, Radio Frequenza, per cui ci sarà un DJ set che andrà avanti tutto il giorno, festeggiamenti, playlist degli anni 70, insomma un modo anche simpatico e coinvolgente di ricordare quei momenti che sono stati importantissimi per la storia dei mass media in Italia. Perché è così importante la radio per l'Università di Teramo? Tra l'altro è singolare che un'università abbia una radio proprio al suo interno. È singolare ed è importante da vari punti di vista. Uno principalmente per noi è quello formativo, didattico. Noi abbiamo la possibilità di mandare gli studenti in radio, di farli provare l'esperienza, di far loro provare l'esperienza di che cosa significa preparare un programma, fare un'intervista, tagliare, avere i tempi di presentazione. Quindi una cosa molto importante, una palestra proprio per esercitarsi nella comunicazione concreta, privata, diciamo applicata, e questo è un modo per noi per completare quelli che sono gli aspetti curriculari, le materie tradizionali del corso. Allora, il Free Radio Day è la prima grande occasione per Radio Frequenza di entrare nei locali dell'Università degli Studi di Teramo. Abbiamo voluto fare questa giornata proprio per far conoscere a tutti i nostri studenti, ai docenti, agli amministrativi una realtà che forse all'interno dell'università ancora è rimasta poco conosciuta. In questo momento i ragazzi si stanno occupando di realizzare una rassegna stampa in maniera molto simpatica e goliardica di quelle che erano le notizie principali dal 1972 fino al 1988, proprio per rimanere in tema con l'argomento principale che è quello del Free Radio Day, ovvero della storica sentenza che regolamentò in qualche maniera le radio libere. Oggi siamo particolarmente contenti come staff di Radio Frequenza perché riusciamo a fare la radio libera, la stiamo facendo dal vivo, e credo che questa sia la prima di una di tante altri eventi che organizzeremo sempre qui all'Università di Teramo.